Allora, finiamo la lezione sul filtro di Kalman facendo un passo indietro e tornando, diciamo, al filtro di Kalman classico, vedendo quali sono alcuni comuni, errori comuni che possono essere compiuti. Questo è basato un po' sull'esperienza, nel senso che sono errori che vengono compiuti abbastanza spesso quando si implementa un filtro di Kalman. Ok? Allora, primo errore. Se noi assegniamo delle varianze del tipo alfa per la matrice identità, allora in questo caso qual è l'ipotesi minima che deve avere la matrice di covarianza? In questo caso ho scritto quella sul rumore di misura, è che sia definita positiva. Bene, poi le sue dimensioni ovviamente devono essere dimensioni appropriate, ma è che sia definita positiva. Bene, se io assegno una matrice covarianza del tipo alfa scalare costante ovviamente positivo per la matrice identica, io rispetto dal punto di vista matematico le ipotesi su questa matrice e il mio filtro va avanti senza problemi. Il problema qual è? Beh, il problema è un problema di taratura del guadagno. Perché? Perché se a questa funzione, scusa, se a questa matrice corrispondono delle uscite che sono diverse fra di loro dal punto di vista fisico e quindi sono dimensionalmente diverse fra di loro, è poco realistico pensare che abbiano la stessa varianza. Per cui io mi sto privando di un grado di libertà. Significa che io in qualche modo sto dicendo, vabbè, qua ti do uno scalare valido per tutti. Quando magari una grandezza misura metri, un'altra radianti, un'altra metri al secondo, è ingegneristicamente sbagliato, concettualmente sbagliato, pensare che possano avere lo stesso valore. In base al software che io sto usando, addirittura potrei anche non dovergli dare la matrice, gli do semplicemente uno scalare. È chiaro, l'errore è lo stesso, ma viene facilitato dal fatto che i software tendono ad essere giustamente user friendly, per cui gli dice, vabbè, dammi semplicemente una matrice covarianza, se mi dai uno scalare vado avanti. No, così come abbiamo visto nella progettazione del filtro per la localizzazione del sottomarino, io devo almeno considerare uno scalare per ogni sensore. Se poi ho due sensori che misurano la stessa cosa, in quel caso io posso pensare di unificarli. Per esempio era il roll e il pitch del veicolo che si misurano con inclinometri. Compro un sensore, avranno le stesse caratteristiche, in quel caso uso un numeretto per tutti e due. Bene? Quindi questo è il primo errore che ha delle ripercussioni sulla taratura del guadagno. Un altro errore abbastanza, diciamo, insidioso è quello di sottovalutare l'importanza del passo di campionamento dei vari sensori. Allora, da cosa è influenzato la frequenza di funzionamento di un sensore? È influenzato dalla fisica di ciò che sto misurando, dalla elettronica, quindi dalla qualità del sensore, va bene? Tutto quanto l'elettronica che mi mette in comunicazione con quel sensore, ma anche dalla fisica. Se io uso un sensore che misura la distanza basandosi sul laser e un altro che la misura basandosi su un'onda acustica, è evidente che per avere la misura devo aspettare che ritorni un eco, per cui non possono avere la stessa frequenza. Bene, sono sensori diversi. Cosa succede? Allora, un errore comune è quello, ed è sempre dovuto al fatto che via software si perde un po', diciamo, il polso della situazione, è quello di dire, vabbè, io prendo un solo passo di campionamento per tutti. Allora, se io prendo un solo passo di campionamento per tutti, cosa significa? Vediamo un attimo se io ho delle misure. Allora, diciamo che se io mi collego col driver, col mio sensore, so che
questo sensore ha un certo passo di campionamento. Ma se io sbaglio, lo prendo, lo metto nel mio bravo codice, perdo di vista la situazione e il mio codice, per esempio, ha un passo di campionamento T' che è più lento, è più grande, è una frequenza più bassa, cosa succede? Non lo so. Io non so se sto perdendo questa misura, per esempio, perché io questa la prendo, poi quella dopo prendo questa. E allora, beh, è abbastanza ingenuo, dopo che abbiamo studiato il passaggio SZ in fondamenti di automatica, è abbastanza ingenuo sottocampionare un sensore in un'applicazione di controlli, anche solo di monitoraggio. È una cosa che ci fa perdere informazioni. Bene. Ci sono altre conseguenze che non ripetiamo sulla stabilità, però lo uso a un passo più basso e un passo più lento e poi non lo so che cosa sta succedendo qua. Se faccio l'errore opposto, cioè se io ho il mio bravo codice che invece è, diciamo, viaggia a un T secondo che è più breve, per cui una frequenza di funzionamento più alta, che cosa succede? Ancora una volta non lo so. Bene che mi va, lui mi ridà lo stesso valore. Okay? Allora, pensare che la frequenza sia solamente un parametro, no, del mio codice è sbagliato. Ci sta la fisica dietro e ci sono dei sensori diversi che lavorano a frequenza diversa. Per sfruttare al massimo il mio filtro di Kalman è bene che io uso ogni sensore alla sua frequenza massima. Non siamo entrati nei dettagli, significa che io ho delle uscite che in base la Y uguale a C, in base al campione cambia la mia C. Va bene? Noi non l'abbiamo fatto, ma tra l'altro, diciamo, una delle possibili soluzioni è anche abbastanza semplice. Cambia la C e poi utilizzare in maniera diversa queste le equazioni filtrate. Cosa è importante capire che io, diciamo, ho sempre la fisica, per cui non devo sottovalutare l'importanza di questo aspetto. In alcuni casi, quando cambio il passo di campionamento, sto facendo anche dei danni che sono ancora maggiori. Perché? Perché se io ho modellato il mio sistema era tempo continuo, va bene? Per progettare il filtro di Kalman faccio una discretizzazione con un banalissimo rapporto incrementale. Quando io ho discretizzato in qualche modo, no, il coefficiente, il parametro più grande è nella matrice dinamica. Se poi cambio e non faccio attenzione, posso avere altre conseguenze abbastanza spiacevoli. Okay? Quindi questo è un secondo errore che può influenzare molto le prestazioni del filtro di Kalman, anche dell'osservatore di un altro. Che può sembrare diciamo ingenuo, però sempre sono errori che ho visto fare: non utilizzare tutti i sensori. Allora, ogni sensore è una finestra in più sullo stato che ci dà un'informazione in più. Noi non abbiamo fatto algoritmi di rivelazione guasti, va bene? Ma ovviamente più sensori hanno, meglio è. Anche per individuare eventuali guasti nei sensori, questo non l'abbiamo fatto, ma a prescindere da questo, è evidente che se io non utilizzo tutti i sensori, sto facendo una cosa dal punto di vista ingegneristico abbastanza ingenua. Vi faccio vedere uno dei video, vi faccio vedere molto chiaramente cosa succede non utilizzando il profondimento.
Okay. Dopodiché, vi può sembrare banale, voi siete magistrati informatici, se non si legge l'Elpis chiuso nelle librerie esterne, possono succedere altrettante cose spiacevoli. E quello che è successo, vi faccio caso che è successo, libreria di un certo middleware molto utilizzato in robotica per l'implementazione del filtro di Kalman. In ingresso matrici dinamiche, le matrici di covarianza, le cose che servono e che serviranno a voi per fare l'esercitazione. Ok, cosa diceva l'ELP di questa funzione? Implementazione di un filtro di Kalman non lineare per la localizzazione di un corpo rigido. Quindi apparentemente esattamente quello che abbiamo visto con la localizzazione del sottomarino. Va bene? Ok, fermandosi alla prima riga era questo. Scorrendo l'ELP si capiva che la non linearità era solamente sulla dinamica. Ma poi l'implementatore aveva assunto come ipotesi che si misurassero esattamente le grandezze dello stato, qualche grandezza, perché C era un parametro di ingresso. Quindi qui c'è la dinamica del corpo rigido così come l'abbiamo visto, ed era effettivamente quella non lineare corretta, però qui assumeva come ipotesi questa. Per cui che cosa significa? Significa che, facendo riferimento al nostro bel caso del corpo rigido, per esempio, la misura della distanza al fondale è funzione di roll e pitch. Quindi non sto misurando esattamente la z, diciamo, facendo ipotesi che io conosco questo, sto misurando la z. No, è non lineare questa, abbiamo dovuto linearizzare per fare l'esercizio. E allora che cosa significa? Che se io non lo leggo, gli do la z, succede qualcosa di imprevedibile. Va bene? Di imprevedibile significa che poi vado a debuggare. Oltre questi quattro, è chiaro che da informatici sapete i bug sono dappertutto. Però il bug è dappertutto e l'errore di sintassi, per fortuna, blocca la compilazione, ma l'errore di semantica no. Come faccio a individuare l'errore semantica? L'errore di semantica io lo posso individuare solamente facendo tutta una serie di test simulativi prima di fare sperimentali, una serie di test simulativi in cui io stresso il mio algoritmo. E come faccio a sapere se l'uscita è coerente, visto che compila? Devo conoscere la teoria, devo conoscere la fisica di quello che sto studiando. Facciamo un esempio? Allora, immaginate che voi avete sempre, queste sono sempre cose che sono successe in particolare con questa applicazione. Immaginate che voi avete la stima sempre di posizione dentro il vostro corpo rigido. Ok? Allora, questo è il rendering, lo vedremo nel video, il rendering del corpo rigido. E così, con un certo roll e pitch uguale a zero, ossia orizzontale, va bene? Immaginate che per qualche campione il rendering vi dia una cosa del genere istantaneamente, tipo 45 gradi, e poi ancora qualche campione e poi ritorna. Non c'è nessun motivo teorico perché il mio rendering faccia questo. Vediamo perché. Il filtro di Kalman, in quanto filtro sta integrando, non posso avere discontinuità. Va bene? Prima di tutto lo devo vedere che si muove con una certa dinamica e questo mi deve insospettire. Qual è la seconda cosa che è ancora maggiore? Io sto misurando l'orientamento del veicolo, perché ho un sensore che misura roll, pitch e yaw. Quindi io l'orientamento del veicolo non posso vedere un errore discontinuo. Se vedo una cosa del genere devo andare a farmi tutta una serie di test, prima di tutto sul sensore e poi sul pitch.
non posso avere una discontinuità su una grandezza che sto misurando. Vuol dire che c'è qualcosa che non va da qualche parte. Ma per saperlo, per capirlo, vuol dire che devo conoscere il funzionamento del filtro di Gamma. Bene? Altrimenti lo vedo, fa così, così, ah vabbè, è tornato. No, non va bene. Ok? Prima di vedere il video, rivediamo un attimo che succede se il filtro di Gamma va in deriva dall'osservatore di un Weber. Vediamolo in maniera intuitiva per capire quali sono le conseguenze che posso fare. Allora, immaginiamo che ho un mio bravo sistema che fino a un certo istante è non lineare, no? Per cui, diciamo, linearizzo e il modello linearizzato fino a articolo 1 è completamente osservabile. Questa è la mia x, quella reale. Quale sarà la stima del mio osservatore? Beh, siamo stati bravi, abbiamo fatto tutto bene, la stima dell'osservatore, la faccio battezzato più grande, è fantastica perché è proprio uguale alla x, perché sono stato bravo. Ok? Adesso vediamo un attimo che succede. Poiché il mio sistema è non lineare, per qualche altra variabile, a causa di qualche altro motivo, cioè io sto linearizzando, quindi configurazione dipendente, quindi qualche altra variabile ha cambiato il valore, e qua diventa non completamente osservabile, quindi potremmo scrivere meglio qua articolo 1, e qua entra in una fase non osservabile. Ok? Allora, che cosa succede? Guardate, quello reale, immaginiamo che rimane fermo all'inizio, ma cosa abbiamo studiato? Abbiamo studiato che nel momento in cui io vado a fare la stima di un sistema che non è completamente osservabile, le componenti appartenenti al sottospazio di non osservabilità vanno in deriva, ossia integro rumore bianco. Quindi che significa? L'errore di stima a media nulla, ma una varianza crescente. Cosa abbiamo visto? Che questo signore comincia a derivare, vuol dire a spostarsi, no, così. Ok. Se io sto facendo solamente una stima, e quindi non c'è nessuna reflessione, questo qui in T2 torna osservabile, immaginiamo che lui è rimasto fermo perché è in un punto, diciamo, di equilibrio, il mio sistema si fa un po' di deriva, così, arrivato qui torna osservabile, e che cosa succede? Che ritorno a stimare correttamente. Quindi, se questo è stato un breve periodo, qui ho un errore, va bene, magari ho fatto un sistema di monitoraggio, no? Di individuazione che va a guasti, magari questa è una tensione, il resto poi magari si supera il livello, diciamo, di attenzione. Facciamo finta, questo è breve, la deriva è piccola, tutto a posto. Ma cosa succede se io chiudo una retroazione? Guardate che questa è la cosa drammatica. Se io ho una non osservabilità anche di breve durata, se io chiudo una relazione, significa che per il controllore il valore vero dello stato non esiste, perché non sa qual è il valore vero del controllore, conosce solamente la stima. E allora il controllore vede che la stima, che lo stato si sta allontanando dal valore presente desiderato, no, che era questo. E cosa fa? Agisce con l'azione di controllo, proporzionale, integrale, derivativa, nel caso più semplice, per riportarla sul valore in cui doveva essere. Quindi questo lo riporta qui. Ma se sta per esempio spingendo, significa che invece quello reale sta andando sotto. E allora, cosa significa? Che voi avete la vostra stima che state mantenendo costante, però è la stima e invece la grandezza sotto sta andando in deriva, che è quello che abbiamo visto con il robot mobile. Bene,
Per cui, quando voi dovete retroazionare una grandezza che non è osservabile, o quando voi dovete retroazionare qualsiasi cosa che venga da un filtro di Kalman, qualsiasi scemenza dell'osservatore ha delle conseguenze sul controllo che possono essere anche molto gravi. Qui si sta spostando, ma se io avessi avuto dei picchi, avrei dato dei picchi al controllore. O avrei dovuto scrivere il codice per levare dei picchi, però vuol dire complicando le cose. L'uscita del nostro osservatore è la realtà per il controllore, che è una versione un po' più estesa di quanto voi avete studiato a fondamenti di controlli, in cui la prima cosa dice il sensore deve essere perfetto. Va bene? Se il sensore non è perfetto, no. Quindi ci sono tutti questi possibili errori e ci sono delle conseguenze che possono essere drammatiche. Ora vi faccio vedere un piccolo video. Allora, cosa stiamo vedendo qua? Metto un attimo una pausa. Allora, adesso voi qui vedete in basso a sinistra, quella azzurrino, è una telecamera analogica, va bene? È messa in 90 gradi, non so perché, però è la telecamera che sul veicolo che abbiamo utilizzato per fare il caso studio, ed è controllata da un operatore che guarda la telecamera analogica, per cui l'operatore fa il filtro di Kalman istintivamente e tiene fermo il veicolo. Bene, quindi guardando, diciamo, in basso a sinistra, io capisco che il veicolo è fermo. Questo rendering dovrebbe far vedere il veicolo di fronte a quella struttura. Già non c'è nel rendering il veicolo perché se n'è andato, però adesso vedremo dei comportamenti curiosi. Allora, il veicolo non c'è, c'era, ma adesso torna. Faccio solo la pausa. Perché è tornato? Perché ci sta una telecamera che vede dei marker, noi non l'abbiamo messo nella simulazione, va bene? Quindi ogni tanto vede il marker e riazzera l'errore. Vediamo cosa fa adesso. Guardate, sta andando in deriva verso l'alto. Com'è possibile che vada in deriva verso l'alto se io ho sia un profondimetro che un altimetro? Perché è andato in deriva verso l'alto? L'abbiamo scoperto drammaticamente quando eravamo già sulla barca, qua siamo sulla barca, avevano levato tutti e due i sensori. Perché li avevano levati? Uno, per una questione analogica di cavi, no vabbè, ma quello non si collegava, non funzionava bene, tanto c'era l'altimetro. Poi perché hanno levato l'altimetro? Perché l'altimetro non funzionava bene. L'altimetro non lineare, va bene? Per cui non funzionava bene. Tanto non è un problema, perché noi abbiamo X, Y e Z in uscita al filtro. È un problema, perché la deriva in questa direzione non ci può mai essere. Va bene? Quello era senza controllo. Perché cosa avrebbe fatto il controllo? L'avrebbe sbattuto sul fondale, perché la stima mi sta andando verso l'alto. Va bene? Qua si vede ancora che va verso l'alto il veicolo e ancora, vedete, la telecamera analogica si apprezza un po', è molto vicino. Guardate l'angolo. Qua non ho trovato, diciamo, lo spezzone video in cui fa proprio i 45 gradi, ma si vede una discontinuità nell'angolo, non ci può essere nessuna discontinuità. Quando vedete la discontinuità, diciamo, nel rendering, è perché vede il marker, quindi quella è una cosa che non abbiamo messo nel nostro modello, la parte di visione. E qui succede ancora qualcosa di ancora più strabiliante, perché questo qui è il manipolatore, e il fatto che il manipolatore sia separato dal veicolo e poi si aggancia all'improvviso, io farei un po' di debug serio prima di andare. Ok, questo vi volevo far vedere alcuni degli errori. Ogni errore può essere intercettato se io conosco, no, la maggior parte degli errori possono essere intercettati se io conosco la teoria, va bene? E se ho fatto tante simulazioni. Quindi questo, diciamo, era quello che volevo aggiungere.